i pochi giorni di vacanza che riusciremo a fare è fondamentale riuscire a dormire rilassati. Bisogna essere ben distesi per guardare il cielo e soprattutto ben riposati per affrontare la giornata, perché è proprio vero che il buongiorno si vede dal materasso. Il riposo oggi è sempre più un lusso per pochi. Tecnologiche doghe, plissé, il lattice e materiali indefinibili che fanno miracoli per un dolce dormire. Una recente indagine europea ha dimostrato che il 40% delle persone dorme male. Tra le cause principali certo lo stress, ma anche i fattori ambientali influiscono sull'insonnia. Il giaciglio diventa così fondamentale per sogni dorati, lo hanno capito bene le grandi catene alberghiere che per modernizzare letti e biancherie spendono in media 1,4 miliardi di dollari e si vede. Amatissimo quello ad acqua per singolari dormite che ci fanno tornare nel ventre materno. La temperatura si regola e garantisce un caldo inverno e una fresca estate. Ma il più richiesto dei 5 stelle è l'Heavenly Bed. Si distingue per la linea Total White e un materasso alto a diversi strati, unica misura oltre lo standard, largo abbastanza da starci in tre. Anche il cuscino è super selezionato, non manca la lista dei guanciali e del materiale dove si preferisce riposare. La guerra del letto dunque è in corso, pure negli hotel di lusso, che hanno persino creato una singolare figura, quella del Director of Sleep, ovvero il responsabile del riposo, il nostro riposo. Un esperto seleziona servizi ad hoc come le Quiet Zone, piani interdetti a comitive di bambini, dedicati insomma alla privacy assoluta. Il vero comfort però dipende anche dal tipo di lana, l'imbottitura è fondamentale, insieme ad un design sempre più ricercato. Sono materiali che si modellano in base al calore e al peso di chi c'è sopra. Il lattice somiglia un po' alla lana di un tempo, perché è un prodotto comunque altamente naturale e perché prende un po' la forma della persona come un tempo prendeva la lana appena cardata. Comodità, questa è la parola d'ordine, poltroncine in lattice e guanciali in gel garantiscono alla nostra colonna vertebrale un riposo perfetto. Addio dunque alle vecchie reti e soprattutto banditi i materassi ortopedici. Un materasso per esempio rigido, il classico materasso ortopedico che andava tanto di moda un pochettino di tempo fa, induce una contrazione, una contrattura dei muscoli che non ci fa riposare durante la notte, è come se andassimo ad allenarci. Uno degli ultimi trovati è la rete Maxi Telaio per un comfort superiore, basta regolarne gli steli e deciderne il livello, non si vede, eppure un motore silenzioso ne regola l'altezza, regalando 5 posizioni diverse, microtecnologia, massimo benessere. Ce ne sono davvero per tutti i sonni possibili, anche per chi soffre di insonnia. Un vero sonnifero anche per i più allergici è il vendutissimo antiacaro, mentre si dorme ci si ricarica e gli odiosi batteri non riusciranno a guastare neanche i nostri sogni. Ciao. 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 Oddio.